Vanessa, Vanessa Mirabile, il tuo professore, il mitico professor Carmina, vi ha lasciato queste parole. Ai miei ragazzi di ieri e di oggi, ho appena chiuso il registro di classe per l'ultima volta. Sono arrivato al capolinea e il magone più lancinante sta non tanto nell'essere iscritto di diritto al club degli anziani, quanto nel separarmi da questi ragazzi. A tutti credo di aver dato tutto quello che ho potuto, ma credo anche di aver ricevuto di più, molto di più. Vorrei abbracciarvi ovunque voi siate. Vorrei che sapeste che una delle mie gioie è sapervi affermati e la consapevolezza di aver tentato di insegnarvi che la vita non è un gratta e vinci. La vita si abbranca, si azzanna, si conquista. Vi chiedo scusa se qualche volta non ho prestato il giusto ascolto e non sono riuscito a farvi percepire che per me siete stati e siete importanti, perché avete costituito la mia seconda famiglia. Un'ultima raccomandazione, mentre il mio pullman si sta fermando. Usate le parole che vi ho insegnato per difendervi e per difendere chi quelle parole non le ha. Non siate spettatori, ma protagonisti della storia che vivete oggi. Infilatevi dentro, sporcatevi le mani, mordetela sta vita. Non adattatevi, impegnatevi. Non rinunciate mai a perseguire le vostre mete, anche le più ambiziose. E caricatevi sulle spalle chi non ce la fa. Voi non siete futuro, siete il presente. Vi prego, non siate mai indifferenti. Non abbiate paura di rischiare per non sbagliare. Non state tutto il giorno incollati al telefonino, leggete invece. Viaggiate, siate curiosi. Queste le parole del tuo professore, Vanessa. Sono le parole che ha lasciato proprio al termine del suo viaggio, della sua missione di vita, quando insomma ha chiuso per l'ultima volta il registro di classe e ha dedicato questa lettera a noi con cui si è concluso il suo viaggio e a tutti gli studenti che ha incontrato nel suo percorso, proprio perché era proprio questo ciò che lo animava, il poter donare se stesso e donare quello che per tutta la vita ha cercato di costruire, ovvero un senso importante di relazione, di vicinanza, perché per lui era questo la conoscenza, una reciprocità, un dono che autogenera in sé quello che poi è il senso identitario di ognuno. E quindi vedere, molto commovente, insomma, è stato molto doloroso per me, per gli altri compagni, per gli studenti, tutti che hanno visto costruire questo grande edificio per tutta la sua vita, vedere poi la sua vita sepolta dalle macerie, però anche in queste rovine. Però in questa grande tragedia, e ci uniamo naturalmente al dolore di tutte le famiglie, non solo quelle del professor Carmina, tutte le famiglie delle vittime, però in questa grande tragedia c'è una piccola consolazione, quella che queste parole che erano indirizzate solo a voi, adesso come se fossero indirizzate a tutti. No? Esatto, è stato proprio questo che ci ha sorpreso e ha dato a tutti noi un senso di grande speranza, proprio lì dove c'è la rovina, dove è crollato tutto, è nato il seme che poi è diventato un frutto che ha raggiunto moltissime persone, che magari moltissimi ragazzi che magari in questo momento si trovano in una situazione di spersonalizzazione, si trovano perduti. Ci sono insegnanti che credono certo nelle nostre vite, in quello che possiamo fare. E io, insomma, che mi auguro un giorno di poter proseguire sulle orme del professore. Puoi insegnare anche tu. Esatto. Seguire le orme del professore anche in questo. Anche in questo. Parole, qualcuno diceva le parole sono importanti, le parole sono importanti, specialmente in quell'età lì, specialmente a scuola, specialmente dette da un professore che poi, seppure a quanto mi dicono, apparentemente un po' burbero, un po' austero così, poi di fatto era capace di dire le parole giuste che hanno dato forza a tante ragazze come te e come Sabrina. Sabrina Kurpanen
è un'ex studentessa anche lei del professor Carmina, adesso è a Londra. Sabrina è in collegamento. Ciao Sabrina, buon anno anche a te. Buonasera, buon anno a tutti voi. Allora Sabrina, il professore è stato molto importante, per non dire decisivo, nella tua vita. Perché? Sì, assolutamente. Frequentavo il liceo classico che ho lasciato nel 2009. Sono tante cose che ho ammirato del professor Carmina, la sua estrema intelligenza, che era sempre che incitava tutti noi a usare il nostro senso critico, a ragionare con la nostra testa. Su di te Sabrina, perché tu avevi confessato al professor Carmina di avere un sogno, no? Ma questo sogno non riuscivi a realizzarlo. Qual era questo sogno? A quel tempo io studiavo contemporaneamente, facevo il liceo classico e studiavo anche al conservatorio. E ovviamente conciliare le due cose è stato molto difficile. E molte volte mi ritrovavo sul punto di dire no, adesso mollo, lascio perdere il liceo classico. E il professore Carmina è stata una delle persone che mi ha incoraggiata a continuare, perché altrimenti me ne sarei pentita. E gli sono molto grata di questo incoraggiamento. E poi mi sentivo anche molto incoraggiata perché molte volte si fermava e mi chiedeva cosa stessi facendo, cosa stessi suonando al momento, come stessero andando gli esami al conservatorio. Era molto interessato alla musica classica. Un incoraggiamento continuo. Tu, sì. Figlia di immigrati dalle Mauritius, insomma, insieme a lui, con la spinta che ti ha dato anche lui a non mollare, adesso sei arrivata lassù, non solo geograficamente, no? Lassù a Londra, e sei diventata pianista e sì. Suoni in grandissime orchestre, anche a Royal Albert Hall, quindi congratulazioni davvero. Grazie, bravo. Grazie. Ho mosso la vita, come ha scritto nella sua lettera, ho volato. Hai volato, è bello, bello dire queste bravo. Parole qui. No, per noi era importante, vi ringrazio Vanessa e Sabrina, perché per noi era importante iniziare questo primo giorno dell'anno con parole come queste, con storie come queste, perché si dice tanto, si dice, ed è così, che questo deve essere l'inizio della ricostruzione per il nostro paese. Sappiamo quanto sia importante la scuola, i ragazzi e i loro insegnanti. Come il professor Carmina ha detto bene, Sabrina, ce ne sono tanti, e puntiamo molto su di loro. Chiudiamo con queste parole che sono sempre del professore, che sono le parole di Commiato, molto commoventi. E sono queste. Anche ora che siete grandi, per un consiglio, per una delusione o semplicemente per una risata, un ricordo, un saluto, io ci sono e ci sarò. Sapete dove trovarmi. Ecco, il pullman è arrivato, io mi fermo qui. A voi, buon viaggio. Meraviglioso. Grazie. Marco! Sì, Mauro, tu sei stato insegnante anche, no? Oltre a essere stato insegnante solo per un paio d'anni, sono stato un allievo con una fortuna, quella di aver incrociato un insegnante di lettere. Mi è venuto in mente, vedendo queste parole, che è stata la mia complice. Perché se c'è una parola che si può usare per insegnanti di questa natura è la complicità, capire che il desiderio dell'allievo possa realizzarsi. Quando io feci la maturità e avevamo un programma di studi ben definito, chiesi alla mia insegnante se mai avessi potuto portare un autore che mi piaceva, che non si studiava allora a scuola, che era Moravia. Al tempo stesso, allora, era permesso a chi come me affrontava la maturità magistrale di portare una terza materia, perché ero un po' secchione, volevo i 60 a tutti i costi. Per cui musica, però invece di suonare la chitarra con Segovia, brani classici, le chiesi, ma se io portassi una canzone di musica leggera che arriva dal Festival di Sanremo, lei mi guardò sbigottita e disse, sì, facciamolo, ma intanto mi devi scrivere un testo su una musica preesistente. Così feci, lei approvò. Morale, all'esame andai cantando L'uomo che si gioca al cielo a dadi di Roberto Vecchioni, presentata al Sanremo del 73, i 60 arrivarono. E andiamo. Il coraggio premia. Il coraggio premia.